stata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari. In buona evidenza a Milano il comparto servizi finanziari, più 1,01%. Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo il comparto tecnologia, meno 0,46%. Sul mercato valutario, l'euro-dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,43%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, nel Regno Unito, pubblicate le vendite al dettaglio, pari a 0%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle scorte di petrolio, della produzione industriale e del Philly Fed. Si attende un avvio positivo per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta 7.976,5 punti.